Sbloccato. Si infilò nel comignolo. Che razza di strettoia. Il Grinch pensò: perbacco, ci rimetto le cuoia! Ma se Babbo Natale riusciva nell'impresa, pure lui avrebbe fatto quell'impervia discesa. E dopo qualche intoppo, eccolo far capolino, dritto dritto attraverso la cappa del camino. Vide le calze appese, il suo primo bottino. Balzato nella stanza, il Grinch se ne andò in giro, prendendo tutto quello che gli capitava a tiro. Tamburi, biciclette, scacchiere e caramelle, biscotti, lecca lecca, trombe e pattini a rotelle. Riempì 5 o 6 sacchi e con un risolino li spinse a viva forza tutti su per il camino. Poi spalancò la ghiacciaia che c'era lì in cucina e prese tutto quanto. Salsicce e gelatina, piselli, torte, fave, polpette e chibudino, frutta, salami, intingoli e pure il rostacchino. Insomma, a farla breve, quel bieco criminale depredò la famiglia del pranzo di Natale. E anche tutti quei viveri finirono nella cappa. Perfetto, disse il Grinch. La mia ultima tappa sarà la più simbolica. E adesso lo vedrete. Prima di dirvi addio ruberò pure l'abete. Queste note musicali vengono dai non so chi canterini. Quando il Grinch li sente cantare, vorrebbe zittirli con dei bavaglini. Lui odia la musica e non le manda a dire. Salta sulle note per farle sparire. Tra finestre e camini, il Grinch si muove agilmente per rubare i regali dalle case di questa gente. Devi fare in fretta se non vuoi farti beccare. Sgraffignali tutti senza esitare.
Oh. Occhio a quelle calze, il Grinch le detesta. Salta per evitarle e rovinare la festa. Vanno su e giù in continuazione. Puoi anche passarci sotto se ne hai l'occasione. Ha!
Ah. Ha 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 ha!